panino di mare con la pampanella di tonno, poi un'insalata di polpo con il pesce sempre di Francesco, degli scampi crudi, poi altri crudi a guscio, fasolari, ostriche e quant'altro, per chiudere con della tartare di tonno. Quindi tutto dal produttore al Sì. consumatore. Sono in corso gli ultimi preparativi per l'addobbo, il cosiddetto addobbo, che precede appunto gli ultimi ritocchi, no? Come ci dicono qui sul molo di Termoli, esatto. Curati dalla ditta Biuso di Torre Maggiore. Vengo con mio padre tanti anni fa, sono 70 anni che vengo. Mio padre sono 30 anni che è morto, figuratevi quando veniamo noi E qua. ogni volta fate voi l'addobbo della barca? Qui è al mercato, prima lo facevamo nella cattedrale, poi i preti recenti hanno cambiato. Sono un operaio di tanti anni, facciamo questo lavoro. Anche voi ce l'avete un po' di emozione quando si. Sì, noi abbiamo l'amore per le chiese perché la ditta Biuso sono da 5 generazioni che fa questo lavoro, l'amore per le chiese. Questi sono più, diciamo, il tosello che deve portare San Basilio. Questo si fa solo in varie occasioni. Gli addobbi proprio in chiesa, parati, troni, si fanno nelle chiese, nelle sempre feste patronali come queste qua, come si faceva prima qui, fanno altri paesi. Tutte le feste patronali, le migliori Sì. feste facciamo noi. Valerio Mammoli, chef del ristorante Lido Balneare di Termoli Le Dune, a te la famiglia Ardò ha affidato il compito di organizzare per domani, 3 agosto, sulla barca l'aperitivo classico che celebra, festeggia dopo il momento del lancio della corona. Cosa San preparerai per Basso. i tuoi ospiti? Domani prepareremo un aperitivo pranzato per la famiglia Ardò e ci tengo a ringraziare Francesco Ardò che è il nostro fornitore di fiducia del Lido Le Dune Beach. Lo ringrazio per averci dato la possibilità di onorare il Santo Basso. Quindi a base di pesce, Sì. quante portate? Tre portate.